L'avevamo lasciata così, copione alla mano, durante le riprese del cortometraggio L'acqua e la pazienza, girato la scorsa estate nel Museo Diocesano di Brescia. Ora quel film di 15 minuti ha partecipato a diversi concorsi. La protagonista si è aggiudicata il premio come miglior attrice al Tolentino Film Festival. E Camilla Filippi, che dal villaggio Badia è arrivata ad essere una delle attrici più apprezzate della scena italiana, è pronta a lanciarsi in un'altra avventura in terra bresciana, sempre in collaborazione con il Museo Diocesano, questa volta insieme anche alla Circoscrizione Centro. Ci è venuto in mente di fare questa specie di stage di 3 giorni sul provino, perché ho pensato che la cosa migliore fosse quella di fare qualcosa di concreto, no? Anch'io quando tuttora mi chiamano, mi danno una parte, la studio, vado a fare un provino e poi si spera che mi prendano. Una data sicura non c'è ancora, ma certo è che lo stage sarà a settembre, che ci sono già alcune iscrizioni e che sarà aperto a tutti. Chi ha un'esperienza, che ha fatto un corso anche amatoriale, insomma, si preferisce. Qual è l'errore più grande che commette chi vuole diventare attore? Pensare che è facile, perché insomma, pensano che stare davanti a una macchina presa sia facile, pensano che basta fare un reality o finire su un giornale perché la vita ti cambia. Uno stage che vuole aiutare chi, partendo da Brescia, ha meno agganci con il mondo del cinema. Quando sono partita da Brescia avevo gli svantaggi del fatto che non conosci nessuno, non sai come va il mondo, non sai con chi confrontarti soprattutto. Però ero più arrabbiata.